It's when to go home. It's the playoffs, baby. It's the beginning of a marathon. No excuses now. There's no room for soft. Will against will. Every game we approach, our back is against the wall, and it's a must-win game. Lay it all on the line tonight. Buonasera amici sportivi, nuovo appuntamento con Controfuga, il programma interamente dedicato alla pallanuoto, terza giornata in A1 maschile, la prima in A1 femminile, tantissimi risultati importanti, ne parleremo tra poco, non prima però di aver salutato al mio fianco la nostra Paola Verrazzo. Ciao Paola! Ciao Gianluca, ciao a tutti! Come stai innanzitutto? Bene, bene, a parte insomma siamo seduti oggi perché ho un piede insomma infortunato, ma ne parleremo magari più tardi. Sicuramente, sicuramente. Va bene, weekend di campionato, come dicevi tu, sia in campo maschile che in campo femminile, ma prende il via anche la World League questa settimana e quindi ci saranno tante novità. Tante novità, ne parleremo sicuramente con i nostri ospiti, parterre del Roi questa sera per noi. Esatto. Ve li presento. Allora, è stato bandiera di due club storici qui a Napoli, la Canottieri Napoli di El Posillipo, vincendo Scudetto ed Euroliga. Ha difeso i pali anche della nazionale italiana. Buonasera e benvenuto a Fabio Violetti. Buonasera, grazie. Al suo primo anno nel circolo Posillipo è stato prelevato a Lombard di Budapest ed in poche settimane è diventato già l'idolo dei tifosi. Buonasera a Marto Rotti. Buonasera. È stato l'allenatore più titolato nella storia del circolo Posillipo, ha vinto tutto sia da allenatore che da giocatore nella Canottieri Napoli, è stato anche allenatore della nazionale italiana. Buonasera a Paolo De Crescenzo. Buonasera. Ha militato in tutti i tre club, scusate, napoletani, Canottieri, Posillipo e Acqua Chiara, dove milita attualmente. Buonasera e benvenuto a Gigi Di Costanzo. Buonasera a tutti. E allora, ospiti veramente eccezionali questa sera. Hai per visto? Noi. Andiamo allora a vedere un po' cosa è successo in questa terza giornata di A1 maschile. Esatto, allora i risultati sono Bogliasco Prorecco 6-14, Brescia Lazio 13-8, Savona Ortigia 16-8, Acqua Chiara Florenzia 7-6, Nervi Posillipo 6-17, Promogest Camogli 15-8. Vediamo anche la classifica, allora. Savona e Brescia sono a quota 9 punti, Acqua Chiara quota 7, Posillipo, Prorecco e Florenzia quota 6, Lazio, Bogliasco e Promogest 3, Ortigia a 1, Nervi e Camogli a quota 0. Allora, ed allora il Posillipo che vince e stravince, anzi, insomma, fuori casa col Nervi abbiamo visto. Una bella vittoria. Andiamo a vedere il servizio. È un Posillipo arrembante quello che affonda il Nervi di Max Ferretti, dimostrando ancora una volta il grande spessore e valore di questa giovane rosa. Si temeva un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta di mercoledì scorso col Brescia, tra parentesi partita giocata benissimo dai rossoverdi, e invece il Posillipo, più maturo di quanto dice la carta d'identità dei suoi atleti, ha dimenticato in fretta andando a conquistare i tre punti in casa dei blu-arancio. Punteggio largo, larghissimo, 17-6 dirà a fine gara il tabellone. I rossoverdi riescono ad imporsi già nel primo tempo piazzando un break di 3-0. Al giro di boa il vantaggio dei napoletani resta inalterato 6-3 per i ragazzi di Occhiello. Nella seconda parte di gara il Posillipo è letteralmente devastante. 11 gol segnati in soli 16 minuti di gioco e solo 3 subiti. Cinici in attacco ed attenti in difesa. Sugli scudi per gli ospiti l'ungherese Marton Tot, top scorer con 5 reti. Merito però all'intero gruppo che ha reso la partita in discesa, spingendo nel momento topico sull'acceleratore. Da segnalare la prima rete nel massimo campionato per l'ex Peyton Bari Nicola Cuccovillo, attaccante mancino classe 94. Per il Nervi invece bene l'ex barceloneta John Mann, centroboa statunitense, ed il gioiellino Luca Marziali, autore di un poker di reti.
allora, il top scorer del match ce l'abbiamo qui in televisione, nel nostro salottino, Marton Tot. Marton, com'è stato il match con il Nervi? How was the game with Nervi? It was a good game for us. It was very important that we had to win to follow our tactics. And I am very happy because not because I scored five, because we won and we played very well. Ecco, ha detto Marton che è stata una gara molto importante, un match importantissimo per loro. È felice non di aver realizzato 5 reti, ma del fatto che comunque la squadra abbia vinto, perché chiaramente bisognava tenere testa alle inseguitrici. How are you in the Posillipo? I am very happy to be here. The atmosphere of the team is good, and soon or now I found my place in the team. Maybe next 3 months I will understand more in Italian, but it's very good and it's a nice experience for me. Ecco, una grande esperienza per Marton Tot, quella del Posillipo. È da 3 mesi che è in Italia, però veramente è molto felice di essere in questa squadra dove si respira una grande aria, tira una grande aria. Paolo, tu la partita col Posillipo l'hai seguita, alla Scandone contro il Brescia. È stato un Posillipo che si diceva un po' per inesperienza non ha portato a casa i 3 punti, però ha fatto vedere veramente grandi cose. Sì, sicuramente ha avuto un inizio un po' difficile, ma è stato, direi, proprio sorprendente sul piano della reattività. Se non sbaglio ha fatto un parziale di 6-1, quindi ha ribaltato una partita, ed essendo una squadra molto giovane poteva chiaramente con quell'inizio diciamo perdere tutte le possibilità. Invece ha reagito benissimo e probabilmente ha pagato qualcosa nel momento in cui ha raggiunto l'avversario e lo ha staccato di 2 gol. Ha avuto un attimo di rilassamento e il Brescia è una squadra molto esperta e quindi ha subito poi una sconfitta, però lasciando sicuramente una sensazione molto molto positiva. Ecco, si parla tanto di cicli, tu sei stato colui che ha dato il via al ciclo del Posillipo campione d'Italia, pluriscudettato negli anni 80-90, potrebbe essere questo l'inizio di un nuovo ciclo, visti tanti giovani presenti in rosa? Ma penso che ci siano buone possibilità, perché ha giovani molto interessanti che hanno grande determinazione e anche personalità. Anche la vittoria con Nervi, appena dopo una sconfitta, poteva rappresentare una difficoltà. Invece, evidentemente, come diceva Marton, c'è molto entusiasmo, la voglia anche di stare molto bene insieme e di lavorare bene. Questo è il presupposto poi fondamentale per crescere. Quindi sicuramente la vedo molto bene. E anche l'Acqua Chiara vince una partita fondamentale, quella alla Scandone di Napoli contro la Rari Nantes, sì. Florenzia, vediamo com'è andata. 1 vittoria importantissima per la Carpisa Yamamay Acqua Chiara, che batte la Florenzia, la supera in classifica ed aggancia il secondo posto alle spalle di Brescia e Savona, prime a pari punti. Vittoria importante sia perché si andava ad affrontare una squadra, quella gigliata, che mercoledì aveva battuto, udite udite, i campioni d'Italia della Pro Recco proprio nella vasca di casa, sia perché i napoletani arrivavano da 2 prestazioni non troppo esaltanti. In più, se si tiene conto del fatto che Merz non ha potuto giocare causa un attacco influenzale, questi 3 punti ne valgono perlomeno il doppio. Parte bene, benissimo l'Acqua Chiara, portandosi subito sul 4-0 con la doppietta di Capitan Ferrone e le reti di Perez e Danilovic, la prima con la calottina biancazzurra. La Florenzia cerca di rialzare la testa con i suoi bomber Pagani e Spagnolo e Molina, ma l'Acqua Chiara è sempre avanti. Sul 7-3 all'inizio del quarto tempo i 2 atleti della Selezione danno il via alla remontada biancorossa. La doppietta di Spagnolo e il rigore di Molina portano i toscani sul 7-6, rimonta che arriva troppo tardi però, quando l'Acqua Chiara, grazie alle superlative prove di Perez da nazionale, Cacic e Ferrone, ipoteca la seconda vittoria stagionale. Soddisfatto a fine gara il tecnico Mirarchi. Sì, ma io dico, al di là dei 3 punti, secondo me è stata importante la prova che abbiamo fornito, perché siamo andati 3-4 gol avanti, potevamo fare il quinto di differenza. Quindi a me è piaciuta la mentalità, è piaciuta l'attenzione, la crescita che abbiamo avuto rispetto alle partite di Camogli e Siracusa. Ma io sono convinto che il campionato è lungo, quindi abbiamo margine di crescita ancora di più.
Dobbiamo soltanto essere un pochino più attenti in alcuni momenti nel controllo della partita, che a volte ci rendiamo la vita un po' difficile da soli, ecco. Ecco, prestazione veramente sopra le righe di Amaury Pérez. Secondo te sarebbe pronto per un nuovo ciclo in nazionale? Perché questo Pérez è spaventoso. Amaury oggi ha fatto una partita grandissima, come l'ha fatta a Siracusa, come l'ha fatta col Camogli. Io lo conosco bene, un ragazzo a cui anche sono legato in maniera affettiva, lo stimo. È un ragazzo che secondo me, se continua così, Sandro, non può guardare la carta identità, ma guardare il gioco che lui sta facendo. Poi, io lo ripeto, a me non piace parlare di scusanti, ma oggi giocavamo pure senza Mertz. Giocavamo con Antonio Pektovic, che viene da una settimana di antibiotici, quindi si è visto, insomma. Tante situazioni che noi, piccole cose, e ripeto, non devono essere alibi, ma secondo me sono situazioni che magari quando avremo tutti al 100% potremo ancora fare qualcosetta in più. E allora, una gara, Gigi, non semplice, però una vittoria importantissima, perché vi proietta al secondo posto alle spalle di Brescia e Savona, ma soprattutto perché fa morale, no? Si ritrova quell'amalgama che poi potrà far dire la vostra in campionato. No, sì, sicuramente. Noi abbiamo iniziato subito col piglio giusto dall'inizio, andando 4 gol avanti, e secondo me questa deve essere, da adesso in poi, nel senso, questa deve essere la mentalità un po' che dobbiamo avere, quella di iniziare subito col piglio giusto, subito, e poi è un campionato molto equilibrato, quindi sicuramente ovunque andremo ci saranno delle difficoltà, però se partiamo concentrati, noi possiamo far bene quest'anno. Ecco, che gara è stata quella lì con la Florenzi? È stata una gara, come l'avete preparata? No, è stata una gara che sicuramente abbiamo visto un po' i loro schemi, hanno due stranieri veramente di ottimo livello, sia Molina che Espagnol, quindi niente, abbiamo preparato la partita sicuramente guardando noi stessi, cercando di giocare nel miglior modo possibile, e quindi niente, è stata per fortuna una partita equilibrata, che poi alla fine ci sono stati degli episodi che magari, essendo 4 gol avanti, gli arbitri ti permettono anche qualcosa in meno in attacco, e quindi niente, un ottimo test anche per il futuro. Sì, è andata bene. Fabio, Acquachiara e Florenzia, che sono molto simili come squadre, sarà il fatto che lo scorso anno sono lottate la zona Europa fino alla fine. Acquachiara, che ha messo a segno una grande campagna acquisti, 6 acquisti di spessore importantissimi, anche la Florenzia, uno su tutti, l'ha detto anche Gigi Costanzo, Willy Molina. Dove possono arrivare queste due squadre? Ma guarda, io in effetti mi auguro che queste due squadre possano essere le alternative ai soliti club storici, ma più per dare un po' di sale in più a questo campionato. Sono squadre che sono viste sempre su un secondo gradino, ma sicuramente la campagna acquisti, la dinamica di questo campionato ha equilibrato un pochettino tutte le forze. Quindi io mi auguro, ecco, che loro possano ben figurare fino in fondo in questo campionato. E per concludere il discorso sulle squadre napoletane che sono impegnate in Serie A, sì, vi facciamo ascoltare e vedere cosa hanno detto i protagonisti del match della Scandone ai nostri microfoni. Sicuramente era importante questo scontro diretto, far capire che ci siamo per il campionato. Noi abbiamo cominciato male le prime due partite, non abbiamo giocato da Acquachiara, molto confusionari, molto individualisti, invece oggi si è visto più un gioco di squadra, ci siamo sacrificati l'uno per l'altro sia davanti sia dietro, e il risultato infatti ci ha dato ragione. Eravamo pronti per affrontare una gara molto difficile, venivamo da un buon momento, forse un po' stanchi. Abbiamo pagato, lo direi, soprattutto mentalmente, perché i primi due tempi comunque abbiamo creato occasioni, però non le abbiamo capitalizzate. Loro hanno capitalizzato quasi tutto e si è aperto un po' una voragine che non siamo riusciti a colmare negli altri due tempi. Per cui bravi miei comunque a crederci fino alla fine, però oggi devo dire che la Acquachiara ha meritato la vittoria. Non è mai semplice, poi noi comunque siamo una squadra che ha un percorso, e quindi dobbiamo crescere. Questa partita ci ha fatto capire che puoi fare delle grandi cose, ma comunque tutti ti possono vincere, perché comunque il campionato è molto
alla pari tra tutte le squadre, poi venire alla Scandone contro la Quacchiera, una squadra si è rinforzata con grandi giocatori, cioè, ti può vincere come ha fatto con noi, approfittando i nostri sbagli, solo una squadra anche d'esperienza, quindi può succedere, non è un disastro. E allora, sulle parole di Willy Molina chiudiamo questa parentesi su Posillipo e Acquachiara, parliamo anche un po' di tutto quello che è successo, no, nelle altre partite di campionato, Fabio, perché il Brescia nel duello, no, in famiglia tra Cristian e Nicolas Presciutti ha battuto la Lazio nella quale tu hai militato, conosci bene l'ambiente. Secondo te quest'anno sarà una vera e propria mina vagante del campionato, oppure non lo so, sarà una meteora, sarà una matricola, no, per tornare magari ai vecchi successi? Ma guarda, io ho sempre considerato alcuni elementi della Lazio degli elementi validi. Probabilmente non hanno mai avuto l'occasione nel passato di mettersi in mostra. Quest'anno, con l'introduzione di Antonio Vittorioso, con l'entusiasmo di un nuovo cambio alla guida tecnica, sicuramente hanno un tasso tecnico che possono dar fastidio a diverse squadre in campionato. Io credo di sì, poi in effetti guardando bene non credo che sia una mina vagante, credo che sia una compagine ben attrezzata. Gigi, sì. Dopo il mercato estivo il Savona sembra sempre che si indebolisca, sembra sempre che sia una squadra più debole, invece poi in campionato smentisce sempre tutti, vediamo quest'altra bella vittoria con l'Ortigia per 16-8, cosa ne pensi? Sì, è vero, all'inizio sembrasse che si fosse indebolito il Savona, invece sta dimostrando di essere forse la squadra più in forma d'inizio campionato. Sicuramente è una delle pretendenti allo scudetto, quindi ci sarà da combattere fino in fondo anche per voi. Sì. Marton, ma secondo te quali sono le squadre che possono vincere il titolo? What are teams that can win the title? What is our target? Yes. We have a young team, so we didn't. No, le squadre, the teams, the club. Yes. In Italian, that can win the title, the championship. Sembravamo internazionali, invece poi alla fine. Recco, Savona, Posillipo, Acquachiara. I don't know the whole team at the moment, but I think this competition, this championship, will be very tight. So there are six teams which is very close together, each other, and these games are very tight, will be very tight, and who concentrate that day more, they win. Ha detto Marton che lui non conosce giustamente le squadre perché non ci ha ancora giocato, però questo campionato è veramente molto difficile e si vive giorno dopo giorno, ci si affronta giorno dopo giorno, non si pensa poi a chi vincerà alla fine il titolo. Paolo, tu hai allenato la Prorecco e quest'anno avrei visto Pino Porzio è andato via, al suo posto Riccardo Tempestini, Volpi, il presidente della Prorecco, ha chiuso i battenti, no? Ha lasciato la società. Che Recco sarà? È una Prorecco che comunque è in organico i campioni del mondo, campioni olimpici, ma rispetto all'anno scorso che aveva comunque in organico un certo Slokovic, un certo Ivovic, è un po' più ridimensionato. Ma sulla carta rimane la squadra più forte, sicuramente l'organico qualitativamente più elevato, sia come giocatori italiani e a Madarash come straniero, che sicuramente è un elemento molto forte. La novità è stata proprio la sconfitta subita contro la Florenzia, chiaramente questo è un aspetto che ha dato vitalità probabilmente alle altre contendenti e direi a tutta la pallanuoto probabilmente, però credo che tutti i cambiamenti dal tecnico alla struttura organizzativa può aver creato una sorta di destabilizzazione iniziale che sicuramente troverà il suo equilibrio mano a mano che andrà avanti. La sconfitta può aver creato probabilmente qualche lesione che nei momenti difficili potrà rappresentare una difficoltà.
Ecco, allora andiamo a vedere attraverso la nostra analisi grafica, voglio far vedere ai nostri amici in studio questa nostra innovazione di controfuga, questa lavagna grafica. Andremo ad analizzare come sono state create le azioni da rete e abbiamo preso in esame una rete messa a segno da Mauri Perez proprio sul passaggio di Gigi Di Costanzo in acqua chiara, ecco qui Florenzia, questo uomo in più. Che poi è il secondo tempo, credo, del match, il secondo tempo della partita. Ecco qui Gigi Di Costanzo, un passaggio 2 metri, 2 metri, e poi c'è la rete di Amaury Perez sul primo palo. E allora facciamo vedere ai nostri amici, anche agli amici da casa, come si è andata a creare questa rete attraverso l'utilizzo della nostra lavagna grafica. Ecco qui il layout, il pallone parte proprio dalla posizione numero 4, i uomini in più, c'è Perez, c'è questa prima rotazione, il passaggio inizia ad andare dal lato del mancino dove praticamente era posizionato Gigi, c'è un'uscita, Gigi a questo punto credo si aspettasse il passaggio, però la palla arriva dall'altro lato e è bravissimo a ributtarsi dentro e quindi a ricreare il 4-2 iniziale. Il pallone arriva proprio a Gigi Di Costanzo e c'è chiaramente la conseguente scalatura di marcature. Poi i due pali, vedete, ci sta questo movimento dei due pali che si vanno ad accentrare, liberando il numero 4, dove c'era posizionato Amaury Perez, e portando il difensore, il numero 5, eccolo qui, questo qui rosso, fuori dallo specchio della porta, dove poi Perez può agevolmente andare a bersaglio. Quindi complimenti, sì. Gigi, per questo schema. Ma sì, all'inizio era lo schema... Era per te, diciamo, era no, l'uscita era del mancino, era per il palo, il primo palo. Poi sono stati bravi loro a scalare, quindi a portare la parità dal lato del mancino, e si è liberato Amaury dall'altro lato. È contento Maurizio perché lui vuole sempre che noi facciamo i finali delle azioni, che non si tira mai subito, quindi è stato contento che poi alla fine si è trovato Amaury solo dall'altro lato. Ecco Paolo, un grande momento anche dei due ragazzi sui pali. Possiamo vedere anche il layout, così facciamo vedere anche al nostro pubblico da casa i due ragazzi sul palo che si sono spostati per permettere poi a Perez di andare, ecco qui, in questa zona a bersaglio, perché ormai il difensore era... Eh sì, nella preparazione praticamente si crea tutto per servire, chiaramente dipende un po' dalla posizione dei due difensori, non solo l'uomo sul palo ma anche l'esterno. Se l'esterno sta abbastanza alto, quindi praticamente chi è posizionato a 2 metri, uno dei due avrà spazio. In questo caso l'estremo Amaury, con un taglio, un passaggio lungo che ha tagliato un po' tutta la difesa, crea problemi anche al portiere nello spostamento e ha tirato quasi, non dico a porta vuota, ma sicuramente in una posizione favorevole. Ecco, non ha colpa il portiere a questo punto, Fabio. Vabbè, con Fabio sarebbe stato diverso. Mister, con me sarebbe stato diverso, non avessi potuto fare questa osservazione. Detto che questa parte del programma è di particolare interesse anche da parte di Paola, vedo che è molto attenta sullo spostamento. Notato, cerco di capirci qualcosa. No, in effetti, come ha detto Paolo, questo è un passaggio che taglia completamente la difesa, è un pallone che va ai due estremi dell'attacco, ovviamente il portiere è molto in ritardo, non ce la fa proprio con lo spostamento delle gambe ad arrivare all'altro palo, e tranne se non, diciamo, il portiere non si chiama Fabio Violetti, ovviamente, lo diciamo. Certo. Sì, in effetti quello è un passaggio di un fuoriclasse, non perché Gigi è qui, perché ha avuto la lucidità nel momento in cui veniva attaccato di trovare l'uomo libero dall'altro lato. E siccome io ho solamente giocato con grandi campioni, ecco che parlo con... Cioè, in effetti penso che la posizione più importante difensiva, se non vedo male, del numero 4, no? Mi sembra, all'esterno sul secondo palo, se riesce a rientrare dalla possibilità l'uomo al difensore sul palo di interessarsi poi dell'estremo. Così come lo vediamo attraverso lo schema, è troppo, magari devi prendere un rischio, far tirare più l'esterno, che non poi un giocatore a 2 metri. Ecco, posso aggiungere una cosa? Sentire parlare Paolo De Crescenzo di tattica, io posso posare adesso... No, assolutamente. Me ne vado, basta. È no. Il top. No. Va bene, concludiamo allora. Sì. Ci prendiamo qualche istante di pausa, ma torniamo tra pochissimo.
E allora eccoci rientrati qui nel nostro salottino di Controfuga. Abbiamo parlato di A1 maschile, però Paola, c'è stata anche la prima giornata in campo femminile, no? Le sì. Femminucce. E allora noi abbiamo in collegamento telefonico uno dei più grandi allenatori in campo femminile, un allenatore che 2 anni fa ha conquistato anche la Coppa LEN proprio con il Rapallo, che è la squadra che allena attualmente. Io do il benvenuto, lo saluto, grazie per essere qui con noi, Mario Sinatra. Ciao Mario. Buonasera a tutti. Buonasera. Mario, in studio abbiamo Fabio Violetti, Marton Tot, Paolo De Crescenzo e Gigi Di Costanzo che ti salutano. Io contraccambio di cuore. E allora iniziamo a parlare un po' di pallanuoto femminile, perché è buona la prima per il tuo Rapallo che ha battuto al debutto la Rarinantes Roma. Che partita è stata? Ah, guarda, è stata una partita molto equilibrata, ti devo dire. Era l'esordio, noi era un po' che non giocavamo più a Rapallo e c'è stata una parte di squadra che si è emozionata molto, quindi tutto sommato alla fine la partita è stata una partita molto equilibrata, noi siamo usciti fuori diciamo nella parte finale, quindi direi che il pubblico si è divertito molto sabato scorso. Allora, Rapallo, Orizzonte, Imperia, Firenze, Padova, Messina, vuoi fare una classifica di queste 6 squadre? Direi che è abbastanza difficile da fare quest'anno. Quest'anno direi che dopo da quando è nata la pallanuoto femminile è il campionato più equilibrato che ci sia. Quindi non sono proprio in grado di farti una classifica quest'anno. Va bene. Siete tutte lì praticamente, ma tu hai una freccia al tuo arco importante, chiaramente tutte le ragazze sono importantissime, abbiamo già visto la prima uscita di Dora Chistelechi, 7 reti, quindi veramente è una bocca da fuoco per te. Pronto, ti sento lontanissimo. Sì, mi senti? Ora ti sento un pochino meglio, scusa. Dicevo, Mario, di Dora Chistelechi, che è stata una bocca da fuoco nel match con la Roma, 7 reti all'esordio subito. Dora penso che sia un fenomeno della pallanuoto in generale, una delle giocatrici più forti che ci sono al mondo. Quindi cioè, noi ci farà crescere, ci farà fare tantissime belle cose qui a Rapallo. Ecco Mario, ma una curiosità mia personale, questa situazione della Prorecco, tu come l'hai vissuta? Perché diciamo che per gli amici che non lo sanno, tu allenavi il Rapallo, hai conquistato una Coppa LEN contro le olandesi, avevate perso tantissimo nella partita d'andata, poi avete ribaltato il punteggio al ritorno, quindi un'impresa. Siete arrivati anche in gara 3 con l'Orizzonte, se non ricordo male, in finale Scudetto. Dopodiché il passaggio con la Prorecco e tu ti sei occupato comunque in maniera egregia delle giovanili. È stata una situazione particolare, ti dirò. Immagino. Questo passaggio a Recco, che comunque ti dico, ci ha fatto crescere a noi, ha fatto crescere me come allenatore, hanno un'idea di organizzazione abbastanza evoluta loro. E noi siamo cresciuti molto in quest'anno, poi la situazione io non so esattamente il perché è finita, come tutti voi sapete, e noi ripartiamo da Rapallo con tantissimo entusiasmo e con aver fatto un anno di esperienza molto importante. E allora io ti faccio un grosso veramente di cuore in bocca al lupo per il proseguo della stagione e sicuramente ci risentiremo. Vi ringrazio. Ciao Mario Sinatra. Ciao a tutti. Ciao. E allora iniziamo col dire che c'è subito la seconda sosta in campionato, non si gioca sabato per dare spazio alla World League, però vorrei sapere un po' da voi che cosa ne pensate di questa World League e soprattutto di questa nuova formazione delle squadre, no? Perché l'Italia perde dei giocatori e ne mette altri in organico, l'Ungheria ce ne potrà parlare dopo Marton Tot perché ha perso grandissimi giocatori, la Spagna non ha più Molina, quindi si configura una bella World League, no? Tutta nuova, tutta da scoprire, piena di giovani, Paolo. Ma sicuramente dopo l'anno olimpico un po' tutte le formazioni devono rinnovare, quindi direi si creano le condizioni per provare dei giovani, farli crescere e quindi è una buona opportunità, poi soprattutto l'Ungheria che ha portato all'ultima Olimpiade certo. Grandissimi campioni un po' datati, sarà probabilmente la formazione che rinnoverà di più.
Ecco, Marton, tu l'Ungheria ha cambiato molti giocatori, no? Hungary changed many people, many players in its national team. How do you see the future of a Hungarian national team? Come vedi il futuro della nazionale ungherese? I think each and every start is really hard, but the future is for the young player, and we will have a new coach. At the moment is Tibor Benedek, which is one of the most famous player in Hungary, and we need some time, and then we will see. But I think we will be on the first four team. Ecco, ha detto che ogni inizio è sempre difficile, però per i giovani c'è una strada spianata, perché tra l'altro, come è stato cambiato il CT della nazionale, ricordiamo Denis Kemeny, e c'è al suo posto uno dei più grandi giocatori, dei più famosi giocatori ungheresi, Tibor Benedek. Quindi tu vedi bene questo futuro. Fabio, tra l'altro, anche Molina, che aveva affrontato la Quagliara con la Florenzia, non farà più parte della spedizione iberica, perché sta un po' contrattandolo, a dire la verità, lui con la nazionale, non è stato ancora inserito, bisogna provare nuovi giocatori, però perdere Molina per la Spagna sarebbe veramente... Bisogna vedere, contrattando in che termini, se in termini, no, scherzi a parte... Molina Aguilar ha voluto dare più priorità, maggiore priorità ai nuovi giovani. Probabile però... che anche Molina abbia chiesto un periodo di riposo, perché come ha detto Paolo, dopo un'Olimpiade c'è sempre un breve periodo in cui gli allenatori fanno dei test. In questi test solitamente si escludono giocatori che sono di vitale importanza, si lasciano riposare, quindi potrebbe anche essere questa la motivazione. Riguardo l'aspetto tecnico di Molina, è uno dei giocatori più importanti che abbia avuto il panorama europeo, quindi credo che sia solamente una scelta sua eventualmente nel futuro. Ecco Gigi, uno sguardo alla nazionale italiana, invece come vedi questo nuovo settebello di campagna? No, io credo, come ha detto Paolo, come anche diceva Fabio prima, sicuramente c'è un ciclo che va rispettato, quindi adesso è finito questo di Londra, se ne inizia un altro, e quindi è giusto magari che Sandro veda altri giocatori. Ci sono giovani interessanti, anche perché la nazionale under 19 campione d'Europa, quindi sicuramente i giovani ci sono, è giusto dargli un po', dargli spazio. Certo. L'aveva detto anche, l'aveva annunciato anche Pesci al termine degli europei, che si erano sentiti con Campagna, sicuramente i vari di Fulvio, Bergano, Presciutti avrebbero avuto spazio nella nazionale maggiore. Però adesso voglio far vedere una cosa, perché un vostro carissimo amico, vostro e nostro qui di Controfuga, sì, proprio settimana scorsa è diventato vicepresidente della Federazione Italiana Nuoto. Sapete già di chi sto parlando, Francesco Postiglione, al quale va il nostro più caloroso augurio. Allora vediamo cosa ha detto Postiglione proprio su questo nuovo incarico. Mi auguro di poter continuare, diciamo, a lavorare come ho fatto in questi 4 anni per il bene della pallanuoto, per cercare di migliorare quello che c'è ancora molto da fare, però penso che almeno da un po' di tempo a questa parte, a prescindere dai risultati che sono frutto non tanto anche delle scelte federali ma soprattutto degli allenatori e delle squadre, ma penso che il prodotto pallanuoto sta facendo qualche passo in avanti. Paolo, un grande giocatore, ma anche un grande leader, lo è stato anche appunto quando militava con te nel Posillipo. Ma Francesco ha una personalità molto eclettica, tutto quello che fa lo fa ai massimi livelli e bene. Credo che sia stato uno degli ultimi atleti, direi che sia riuscito a conciliare sia l'attività natatoria, ed è stato un atleta che ha partecipato anche alle Olimpiadi, e direi un giocatore di altissimo livello nella pallanuoto, laureandosi, quindi anche avvocato, telecronista, consigliere federale. Io l'ho letto stamattina, per la verità non lo sapevo, quindi gli faccio i complimenti e gli auguri, e credo che possa essere un bene proprio di tutto il movimento pallanuotistico, che ha bisogno di nuove idee, di professionalità, di capacità manageriale,
un po' di tutto per la verità, perché nonostante che leggo molto anche sui siti critiche ed altro, con tutto quello che ha fatto la Nazionale negli anni 90, che sta facendo ora Sandro Campagna oggi, è un peccato non riuscire a proiettare la pallanuoto ad una sua dimensione. Quindi auguriamoci che Francesco possa avere la capacità e non avere ostacoli nella volontà di aiutare a far crescere la pallanuoto. Un forte augurio da tutti noi. Fabio, presente. Sappiamo che quest'anno stai dando il via ad una nuova attività insieme ad alcuni amici, torni quindi a respirare cloro, sappiamo che stai gestendo un impianto sportivo, ce ne vuoi parlare? No. In effetti questa è un'iniziativa imprenditoriale, stiamo ristrutturando un impianto comunale nella provincia di Napoli che è Brusciano, dove cercheremo di trasmettere il nostro passato da sportivi e di iniziare questa avventura imprenditoriale con un'attenta analisi sulla comunicazione, sull'aspetto tecnico dello staff. Credo che noi siamo una delle pochissime società in Italia ad essere partner commerciali di una società di calcio. Noi siamo partner commerciali del Calcio Napoli, quindi investiamo moltissimo in comunicazione, anche se non siamo partiti ancora, però la comunicazione parte sempre prima, parte sempre tanto tempo prima, sperando che questa iniziativa, che si chiama tra l'altro Acquavion, potete trovare www.acquavion.it dove diciamo speriamo che di attrarre un pochettino di flusso all'interno della nostra struttura, perché poi ci saranno diversi servizi commerciali, non solo l'aspetto natatorio. No, saremo attenti in generale, vogliamo fare della comunicazione un nostro obietto da visita. Ecco, comunicazione. In bocca al lupo allora. In bocca al lupo, comunicazione e propaganda, pubblicità, come sta facendo come ha fatto il Posillipo, l'Acqua Chiara l'ha fatto anche già l'anno scorso, massiccia campagna pubblicitaria, promozione. Il Posillipo è partito da quest'anno con grande entusiasmo, Marathon Last Days, Posillipo advertised water polo in school and university. It's a great experience for you. È una grande esperienza perché, scusami, traduco, il Posillipo ha sponsorizzato la pallanuoto, ha pubblicizzato la pallanuoto nelle scuole e nelle università. Yes, it was a great experience because it's good for Posillipo and good for the sport because we advertised the water polo in school, in the university, and thanks for them because they were coming our game against Brescia. E allora, grandissima esperienza quella di sponsorizzare il Posillipo nelle scuole e nelle università. Marathon ringrazia tutti coloro anche che sono arrivati alla piscina Scandone proprio in occasione della partita col Brescia. Però io voglio far vedere soprattutto a Gigi Di Costanzo, Paolo De Crescenzo e Fabio Violetti queste immagini. Vediamo se riconoscete questo signore. Queste sono immagini, Paolo. Di qualche anno fa. E tu c'eri, eri presente. Credo sia la piscina di Palermo questa. Credo sia la piscina di Palermo. Sicuramente. Sì, sì, che emozioni provi nel rivedere questa immagine? Ma per la verità so. Io sono in un lago di lacrime, Paolo si è commosso. sì, perché già avete capito di chi vogliamo parlare, dove vogliamo arrivare. E infatti abbiamo visto il carissimo Enzo D'Angelo, che so che poi Guido Criscuolo ne ha fatto una cassetta proprio di questa competizione. Dove riuscimmo a vincere dopo tanti anni, non a Napoli, in quanto in quel decennio praticamente era la Scandone non era agibile, anche con il compianto Fritz, anzi soprattutto il nostro maestro Fritz Denelan. Ecco, qui vediamo proprio Enzo, che direi una persona sempre presente tra noi, ci manca proprio la sua fisicità, la sua simpatia, la sua voglia di mangiare, proprio trasbordava ed era veramente una leggerezza nonostante fosse, come lo vediamo, un colosso, e manca molto la pallanuoto.
Questo era l'Enzo da giocatore, ma da allenatore, Fabio, Gigi, ci avete qualche aneddoto su Enzo? Ne avrete migliaia? Guarda, posso dirti una cosa? Allora, Enzo è stato ovviamente mio padre, nel senso che lui mi ha inventato, no, il giocatore di pallanuoto. Devo tutto ad Enzo, quel poco tanto che ho vinto lo devo a lui. Mi sembra scandaloso che ad Enzo non sia stata ancora intitolata nessuna struttura. Con chiunque tu parli di pallanuoto, della generazione di Paolo, della generazione anche prima di Paolo, quindi quarantenni, l'unico nome che viene ricordato è Enzo D'Angelo, e ad Enzo non è stato concesso niente, né alla sua famiglia, e questo mi sembra una cosa veramente indegna, scandalosa, che solamente nel territorio nostro possono avvenire queste cose. Enzo, oltre all'aspetto tecnico, tattico, Enzo è stato un insegnamento di vita, perché aveva nei suoi atteggiamenti un modo di insegnare dei valori che oggigiorno non ci sono più. Io mi ricordo che ero ragazzo, io vengo dalla provincia, quindi portavo la famosa sacca dei palloni, la portavo dalla provincia, quindi prendevo circumvesto Viana, prendevo tram per arrivare alla Canottieri, ma non perché ero in punizione, quindi portavo questo peso, è perché era un insegnamento, e tu lo capisci solamente quando incominci a diventare adulto. Adesso farlo fare a un ragazzino 17enne, 15enne, 16enne, i primi sarebbero i genitori a venire a recriminare qualche cosa. All'epoca erano insegnamenti così genuini che adesso non possono essere attuati più. Devo dire, Enzo è stato una persona particolare, quindi mi fermo per l'emozione. Ci manca, Gigi. No, Fabio ha detto tutto. Come è successo a lui, la stessa cosa vale per me. Enzo, che mi ha prelevato dalle giovanili e mi ha portato in prima squadra. Niente, veramente, Enzo manca tanto. Sicuramente anche sarebbe stato un insegnamento proprio per i giovani, per farli crescere, perché è stato veramente un grandissimo allenatore, un'ottima persona. Un bacione a Enzo, comunque sia. Va bene. Sembra difficile andare avanti adesso, sì. Però vabbè. Sì. È un ricordo, il nostro ricordo, con molto garbo, con molta delicatezza, di un grande campione, sì, di un grande uomo come Enzo D'Angelo. Ed è arrivato. Voltiamo pagina, voltiamo. Sì, perché dobbiamo proiettarci, adesso ci aspetta una bella sorpresa per un nostro amico, sì, esatto, in studio. È giunto il momento, qualcuno lo conosce già, è giunto il momento del faccia a faccia. Ci sono 15 domande a bruciapelo, un po' irriverenti, vabbè, che vengono fatte ad uno degli ospiti in studio, e stavolta abbiamo scelto Fabio Violetti. Giustamente. Allora Fabio, ci sono 15 domande. Rispondi. Ma di cultura generale? No, cioè, ovviamente, su di te, per conoscerti meglio. Di me? Vabbè. Sì. Allora, se potessi tornare indietro, rifaresti il giocatore di pallanuoto? Sì, certo. Il giorno più bello della tua vita? Ovviamente il giorno più bello della mia vita, essendo una trasmissione sportiva, lo voglio associare a un ricordo sportivo. Ovviamente la prima grande vittoria che ho ottenuto in carriera, quella dello scudetto del 2004. Con Brescia, con il Prorecco. Non ti ricordi. 2004. Prorecco a Recco. A Recco, sì, perché successe, diciamo, sì, vabbè, successe di tutto, quindi quello. C'era anche. Sì, certo, ed era Enzo, però ovviamente il ricordo va sulla prima grande vittoria che tu da giocatore riesci ad ottenere. Il giorno più brutto? Allora, sportivamente parlando, quando non riuscimmo a salire in A1 con la Canottieri, quello sportivamente fu un fallimento mio per una pessima prestazione che non potrò mai dimenticare. Poi, siccome sono un soggetto molto auto... come si dice? Lesionista, però... No, lesionista no, però sono severo con me stesso. Sei critico. Allora io non ho mai detto in una partita di aver giocato bene, mai in nessuna partita. Sei molto perché critico. Per me giocare bene voleva dire non prendere neanche un gol, ed era impossibile la pallanuoto. Va bene. A cosa non dici mai di no? Caffè la mattina. Come ti vedi tra 10 anni? Ma in verità Paolo mi ha visto prima, che non ci vedevamo da... È da parecchi anni. Non ci vedevamo da 5-6 anni, mi ha detto che sono ringiovanito, quindi spero di essere ringiovanito da 10 anni.
Va bene. Da piccolo non hai mai sognato di fare il calciatore? Io in verità da piccolo sognavo di fare il benzinaio. Quindi vabbè, proprio un altro perché campo. Perché c'era un benzinaio che conoscevo che andava al lavoro con la bicicletta. Allora solo il fatto di prendere la bicicletta per me era un lavoro fantastico. No? Quindi volevo fare il benzinaio. Va bene. Il compagno che hai stimato di più? Sai perché non ti rispondo? Perché ce ne sono diversi. Allora non vorrei fare torto a qualcuno. Puoi anche fare diversi nomi, se vuoi. No, ce ne sono diversi nei loro ambiti. Secondo me la pallanuoto sforna degli elementi validi per la vita lavorativa. Cioè secondo me sono dei, non so, forse il tipo di sport che ci forma, mister, vero? Vabbè, viene molto. Ci sono delle eccellenze, guarda, ci sono delle eccellenze che provengono dalla pallanuoto e questo fa sì che probabilmente questo sport puoi avere successo solamente se sei caparbio, se oltre alla forza fisica hai una tenuta mentale. E se posso intervenire su questo, credo che nella pallanuoto, così come per gli altri sport di squadra, tipo rugby, credo anche basket e pallavolo, e non metto il calcio, sopravvive ancora il sentimento del gruppo, quindi anche andare oltre a considerare un compagno solamente da un punto di vista tecnico o dell'utilità nell'ambito della squadra, ma ancora la possibilità di avere un'amicizia che poi ti accompagna per tutta la vita, anche il discorso di prima su Enzo è così forte in noi, per me come compagno, al di là come avversario, come tecnico, ma perché c'era una profondità proprio di conoscenze e di amicizie. Chiarissimo, grazie. Il compagno con cui hai avuto più problemi, a questo punto non so se puoi rispondere. Guarda, essendo il tecnico della società che sta svolgendo questa iniziativa, io dico ben ci venga. Tanto lo sento 10 volte al giorno. Va bene. Lui ci vede, quindi lo saprà stasera. No, dico la verità, non ho avuto problemi con nessuno, eccetto quando ero ragazzino, il fatto di essere della provincia ero poco accettato, no? Qui in città, no? Perché c'era questa cosa della città. Invece, al di là di quel periodo, no, assolutamente nessun problema con nessuno. Va bene. L'avversario che hai temuto di più? Ci sono parecchi, cioè io essendo portiere normale, cioè tutti i tiratori erano. Immagino. No, in effetti tutti e nessuno, uno in particolare, vabbè, non voglio dire sempre gli stessi nomi, però vabbè, Tommy Casas. Va bene, mi basta quello, sì. Sì, però è riduttivo perché tutti erano, essendo per il ruolo che svolgevo. Tu invece quanto credi di essere stato temuto? Ah, sicuramente tanto. Sei modesto, vabbè. No, non lo so, credo che quando vai a giocare le partite importanti, chiunque giocatore che ricopre determinati ruoli sono giocatori temuti, perché solamente per arrivare in una finale vuol dire che qualche qualità ci sarà, no? Ce l'hai, mister, certo. Giusto? Certo. Sei abituato a stare tra i pali, nella vita quanti ne hai presi? In che senso? C'è un senso di prendere i pali. Ce n'è uno che conosciamo. No, in verità no, perché mi sono fidanzato giovane. No, nel senso sentimentale, no? Il fatto dei pali, certo, no? Questa certo. Cosa. No, mi sono fidanzato giovane e mi sono sposato a 30 anni. Quindi voglio dire, sono stato fedele da 20 anni a questa parte. Va bene. Perché ridi? Scusami, non volevo ridere su questa cosa. È vero che hai scelto di giocare in porta perché ci si allena di meno? Guarda, questa risposta vorrei che te la desse il mister, perché io ero uno dei più veloci in... Vero? Sì, molto acquatico. Si allenava? Assolutamente sì, poi... Oggi non è detto che il portiere debba lavorare di meno, anzi è a livello di preparazione atletica ed altro. Poi c'è chi praticamente, poiché non c'è una struttura organizzativa e tu c'è il secondo allenatore, l'allenatore dei portieri, magari essendo in due nell'ambito di una squadra era più facile
per chi non aveva una coscienza nella, a lavorare di poter non fare. È un po' come il calcio stato, quando, quando si è ragazzini, no? Il più scarso va in porto, così è capitato a me. Va benissimo. Cioè, e ti traduco quello che il mister stava cercando. No, assolutamente, anzi, ti ho apprezzato. Va benissimo. Allora, mi vergogno un po' a farti questa domanda. Non me la fare. Te la faccio, però te la faccio. Allora, quante volte hai fatto la pipì in acqua? Ma se vuoi te lo dico, quante volte a partita? Quindi vabbè, siamo proprio, va bene, mi fate venire una voglia di farmi il bagno da voi proprio, vabbè. Allora, i baffi per te, un vezzo o scaramanzia? Allora, i baffi nascono per coprire la protuberanza del naso. Come sono piaciuti, non lo so. Vabbè. Devo tagliare? Dovrei tagliarli? No, non lo so. So che sei famoso per i baffi. Sì, però questa cosa nasce per divertimento in una trasferta con la nazionale. Mi lasciai questi baffi e da allora sono passati quasi 8 anni, 9 anni. Ti sei affezionato? Sì, mi piacque. Va bene. Meglio portiere di pallanuoto o di un condominio? Considerando che il portiere di condominio può lavorare fino ai 70 anni, direi portiere di condominio. C'hai ragione. C'ha la casa, c'ha tutto. Lo salutano la mattina. Chi sta meglio di lui, insomma. Apre e chiude un cancello, cioè non è che... Va bene, ti ringrazio allora, abbiamo finito. Ah, questo è... Sì. Non ho detto niente? No, non hai detto niente di sconveniente, anzi sei stato bravissimo. Bravo, ringrazio. Grazie a Fabio Violetti. Allora è giunto il momento di salutare i nostri ospiti che sono stati qui con noi, grazie per la cortesia e la disponibilità. Grazie Gigi Di Costanzo per essere stato qui con noi, grazie giocatore della Carpisa Yamame Acquagliara. Grazie a Paolo De Crescenzo, il nostro maestro. Thanks to you a Marton Tot, grazie Marton per essere stato qui con noi, grazie a Fabio Violetti. Grazie a voi. Volevo ringraziare anche Team Leo per essersi occupato di trucco e parrucco. E adesso passiamo al nostro quiz settimanale. Allora, la domanda di questa settimana, fate attenzione: quale grande giocatore italiano del passato detiene il record di partecipazione ai campionati europei con la nazionale italiana? Domanda difficilotta questa. Abbiamo dato già un indizio che è un giocatore italiano del passato, quindi attualmente non gioca più, quindi già c'è subito un aiuto. Va bene. Allora, vi ricordiamo che potete rispondere al nostro indirizzo mail controfuga@libero.it oppure in posta privata sul nostro profilo di Facebook Controfuga Luna Sport. Abbiamo anche qui con noi una sorpresa stasera. Non posso alzarmi per ovvi motivi di infortunio. Eh sì, abbiamo, io però vorrei che la dessi tu questo nostro omaggio. Allora, abbiamo il vincitore della nostra prima domanda, dell'inaugurazione proprio del quiz settimanale, Claudio Dicè. Il signor Claudio Dicè. Questo è il nostro omaggio offerto dall'Ottica Labundo. Grazie mille per essere stato qui con noi. E grazie di aver risposto correttamente. Grazie. E allora io direi che possiamo anche vedere i nostri orari per capire quando andiamo in onda, quando andrà in onda Controfuga. Ve li ricordo, allora martedì ore 22:30 su Teleluna, canale 14 del digitale. Inoltre Controfuga sarà visibile in tutta Italia anche attraverso il canale satellitare LunaSat, che è il canale 888 di Sky Satellite. Inoltre, per chi non possiede la parabola, basterà collegarsi sul sito www.lunasat.it per seguirci. Quindi digitale terrestre, parabola, streaming, ci possono vedere sempre. Come non ho detto, non avete scuse. Non hanno scuse. E allora io saluto e ringrazio la nostra Paola Verrazzo. Ciao Paola, grazie per essere stata qui grazie con noi. Grazie a te, buonasera a tutti. Saluto i nostri amici da casa, grazie per la cortese attenzione. Buon proseguimento sui programmi Lunaset e noi vi auguriamo, come sempre, buona controfuga a tutti. Grazie. There's no room for soft. Will against will. Every game we approach, our back is against the wall, and it's a must-win game. Lay it all on the line tonight.